ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Ma volevo farti lo scherzo io, Luciano Nelli. Ma non è possibile, tu stai facendo il pesce d'aprile. Io devo controllare se mi hanno attaccato uno di carta qua. Amici, ciao, amici. Ma perché, ma cosa stai facendo, la pinna? No, basta, dai amici. Ma ci credete ancora al pesce d'aprile? Sì. Noi partiamo con la musica, mentre Luciano Nelli sta facendo il mimo, la micca più che altro, tipico di Proietti, con una canzone nuova nuova della bravissima Francesca Mazzucato, che si chiama Sei la mia felicità, ed è contenuta nel suo nuovo lavoro, Un fiore in tasca. Sta mimando Luciano Nelli, Tu sei la mia felicità, Francesca Mazzucato. Tutto il mondo mi sorride adesso, e non credo agli occhi miei quando vedo dentro te. Chiedere di più che io non posso, sai, bellissimo lo sai, amore come un sole che dà luce a questa vita mia che sarà per sempre. Sei la mia felicità, la forza che mi dà speranza nuova. Dentro al mare, quegli errori che con te non farò di certo più. A me basta solo il tuo sorriso, sei bellissimo, lo sai, amore, come un sole che dà luce a questa vita mia. È tornata la voce. Ecco, no, ma non scherziamo, Luciano. È tornata la voce. Prima stavo scherzando perché sei del primo aprile. Scusa, il pesce. Cosa faccio? Io faccio così, guarda, io presento Luca e Panama con Bella Mia e me ne vado. Ah, così? Ciao. È andato. Dove tutto è più grande, tutto va in fretta e l'amore si fa. Qualcosa di speciale, sì, lo so che non ti viene, ma tu sforzati di più. Chi lo sa se nei tuoi occhi tropicali troverò del pesce rosso o degli squali, chi lo sa? Sarà una follia.
bacino che sarà mai. Baciami bella mia, io ti porterò in città dove tutto è più grande, tutto va in fretta e l'amore poi si fa. Dove tutto è più grande, tutto va in fretta e l'amore si fa. Quella faccia da sirena finirà che tu mi porti in bocca una balena. Tu, 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 occhi di mare tropicale. Tu, 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 bella di giorno e di sera ancor di più. Mare tropicale, tu, 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 bella di giorno e di sera ancor di più. Tu, 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 occhi di mare tropicale, tu, 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 bella di giorno e di sera ancor di più. Sono tornato. Ah, ecco, torno, sei stato via torno. Poco, diciamo. Sono tornato, ecco. Via. Allora, sai che faccio adesso? Sì. Me ne rivado. Ma mentre Luciano Nelli va via, in realtà va soltanto a posizionarsi per intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Lui sta cantando, qua non sì, ci si ferma mai, per voi Gianni Drudi. Pronto, certo. Gianni Drudi alla grande. Devo andare in Brasile tra un po', e allora sto imparando un po' le canzoni brasiliane. Ma sì, lo so che tu... certo, e lui deve comunicare. A parte che il tuo stile, se vogliamo, in qualche modo è sempre stato un po'... È un po' latineggiante, un po' brasiliano. Sì, infatti c'è la danza della Bungigna che poi fece stai allora. Organizzando, tra l'altro, anche la prossima estate uscirai con... uno spettacolo anche prima dell'estate. Quest'estate sì, iniziamo adesso i primi di maggio. Di maggio, abbiamo con delle belle feste. Uno spettacolo con quattro brasiliane, i miei ragazzi che sono con me da 20 anni, che mi seguono in pochi concerti, però qualche serata di piazza, ci divertiamo, facciamo le canzoni anche un po' datate degli anni 80-90, e in più con queste brasiliane c'è questo successo di Michel Teló di 5-6 sì, anni fa, mi sembra, sì. Che magari tutti conoscono, anche certo. I tuoi amici. Sì, sì. Nossa, si chiama Ai se eu ci pego, che vuol dire ai se ti prendo chissà cosa ti faccio. Ieri abbiamo ascoltato la pecora, prendi la pecora. Del gergo drudiano, no? Sì, sì, sì. Ma allora, ce ne sono tante di canzoni belle, per esempio c'è anche il tuo connubio anche con Omar Lambertini, alcune canzoni fatte con lui che sì, sono state belle, per esempio con Omar noi abbiamo fatto, passato e facciamo ancora, ci sono delle novità per in tanto corso. Tempo Vacanze Alternative, che era divertentissimo, ce ne sono tante. Sono passati ormai 8-9 anni. Sì, però intanto faccio vedere. Qua c'è una canzone magica che la faremo forse ascoltare nelle prossime puntate, si chiama Mi manca l'anima. Manca quella è molto quella suggestiva, è bellissimo. Ed è eseguita sarà... da tantissime orchestre in tutta Italia, in tante sì. versioni, però ne ho sentita una, ora non ricordo bene, ho sentito una in particolare che è veramente sì, la più bella è quella che abbiamo fatto io e Omar, dopo le altre, sì, io e Stefania Cento. Stefania Cento, poi cioè, Omar ce l'ha fatta sentire Stefania Cento, l'ha cantata con qualche la sua settimana cantante, fa. Poi l'ha cantata nel disco con Luca Bergamini, cioè, qualcuno insomma ha fatto la sua versione. Quell'amante qualche volta delinquente, eri così maldestro che io non capivo niente ancora. Sono qui con te. Sei stato come un fulmine che ha preso la mia vita, con quella faccia tosta che nemmeno l'ho capita, ed io
morivo per te. E adesso sei tornato come un cane bastonato, dicendomi ho capito, scusa tanto se ho sbagliato, ed io mi sento ancora. Che sia soltanto ancora un'avventura. Ancora tua, stregata dai tuoi occhi, sono tua, tra le lenzuola inevitabilmente. Ancora io e te. Sono tornato, ritorno. Ma dai, ma stai facendo una maratona. Sai che faccio? Perché, cioè, il primo aprile non era mica solo all'inizio della trasmissione, anche adesso, no? Vero. E quindi io fai gli scherzi, continui tutta così. La puntata. Allora sai che cosa faccio, sì, adesso? Me ne rivado. Mentre Luciano Nelli va forse a raggiungere Cristiano e Mirko, che sono i nostri inviati speciali, noi vi lasciamo alla loro intervista. Ciao Luciano, ciao Paola, collegati da Firenze. Abbiamo ieri incontrato una bellissima ragazza, si chiama Sydney. Abbiamo fatto l'intervista tutta in inglese, senza sottotitoli, chi non l'ha capita s'arrangia. Ancora qua con Mirko Malatesti da qualche parte a giro, Cristiano Chesi, Sydney, student in Florence. Are you cold? Non ti fa freddo? I'm on a run, so I'm getting colder. Sta correndo! Senti Sydney, do you have a boyfriend? I do not. Ah, that's very bad, non ha un fidanzato, per cui io, da italiano classico, mi propongo, can I propose myself to be your boyfriend right here? Yes, yes. Ha detto di sì, bene, allora io chiudo il collegamento perché qua fare una proposta seria a Sydney, così ci vediamo la prossima. Luciano, Paola, che vi dico? Un saluto da Firenze. Cerco Mirko Malatesti perché ora tocca a lui fare qualcosa, ok? Thank you very much, Sydney. It was wonderful to interview you again. Ciao, alla prossima! Sono tornato. Luciano, devi ritornare, è il tuo momento. Ritorno. Una gentile richiesta, arriva una grande canzone. Una grande canzone, forse una delle più belle, sì, canzoni che ho scritto, devo dire. Non la facciamo ormai tanto spesso, però me la chiedono sempre alcune persone che ormai la conoscono da tanto, sì, tempo. Questa canzone dava il titolo a un mio album di qualche anno fa e si chiama Quanti amori? Amori per voi. L'amore mio. Quanti amori non sanno spiegarsi perché non riescono a capirsi, comprendersi e dare di più senza chiedere. È così che l'amore trionfa nel dare e ricevere. Se dai di più avrai. Amori che svaniscono.
sola che sa dare e non chiede niente mai. L'amore ricordi di ritornelli, questa settimana veramente alla grande, dedicata a questo grande personaggio, questo grande amico purtroppo scomparso che è Franco Califano. Oggi sì. Con cosa andiamo? Oggi veramente è una chicca musicale, perché ascolteremo la canzone famosissima Minuetto, interpretata bellissima, da Franco Califano, bellissima. Non dalla versione che noi magari più spesso siamo abituati a sentire, quella della Mia Martini. La sentiremo dalla voce di Franco Califano al concerto live del 35esimo anniversario dell'Orchestra Bagutto. Dove noi eravamo presenti, sì, tra l'altro. Autore del testo di Minuetto è un ancora poco noto Franco Califano, che traendo spunto dalle ultime vicende sentimentali della stessa Mia Martini, riesce a cucirle addosso un successo senza tempo, successo dovuto anche all'arrangiamento di ottimo livello del brano fatto da Dario Baldambembo. Il testo parla di una donna innamorata e decisa a rincorrere il proprio amore anche dopo aver subito ripetute umiliazioni ed abbandoni. Minuetto, incisa nel 1973 da Mia Martini, è in assoluto la canzone più venduta del suo repertorio. Le vale un disco d'oro, nonché la seconda vittoria consecutiva al Festival Bar, cosa che in precedenza era riuscita solo a Lucio Battisti. Curiosità, di Minuetto, non so se lo sapevi, esiste anche un'altra versione, con testo scritto da Luigi Albertelli, pubblicata solo dopo la misteriosa morte dell'artista, avvenuta nel 95, e contenuta nell'album Canzoni Segrete con il titolo di Salvami. Come dicevo prima, oggi l'ascolteremo in una versione veramente speciale, Minuetto, cantata da Franco Califano. Vai! Non posso dirti sempre sì, qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità, meglio la libertà, piuttosto che aspettarti nelle sere per elemosinare amore. A casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò, tutto a te e sarà per una notte. Passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu, il resto di una gioventù che ormai non ho più e continuo sulla stessa via, sempre ubriaco di malinconia, ora metto la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti e invece ti ho cercata. La mia mente non si ferma mai, io non so l'amore vero che il sorriso ha, pensieri vanno e vengono, la vita è così, il vento suona per noi, la mia mente non si ferma mai,
sorrisa, pensieri da te vengono, la vita è così. È così. Proseguono i ritornelli attuali, con chi andiamo adesso? Con una new entry, in realtà l'orchestra di Franco Bagutti, l'orchestra italiana è con noi da anni, da secoli, ma Mamma di Mamma è una novità. E mi abbracciava se io piangevo, quella mamma di mamma in me riviveva la sua gioventù. E quanta fede spiegava il cielo, niente regge per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Le cime dei monti son pallide ancora di neve, ognuno accarezza la voce che non viene su, si muove a fatica fra il letto e la misera stufa, mi si arrossano gli occhi col fumo di chi non c'è più, il fiume che scorre più lento del miele. Al mondo una giovane rondine emigra sei tu. Quando c'era bisogno d'amore, lei s'alzava a prendere il cuore. Quella mamma di mamma sgranava il suo petto per me e mi abbracciava se io piangevo. Mamma di mamma in me riviveva la sua gioventù. E quanta fede spiegava il cielo, niente regge per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Quanto infinito aspettava lassù, quella mamma di mamma aspetta, aspetta lassù. Vi salutiamo, mi raccomando, ormai siamo arrivati al venerdì, quindi non dimenticate che domenica prossima vi aspettiamo tutti a Santa Maria Monte, al circolo appunto San Donato. Vi aspettiamo a San Donato domenica prossima, ci saremo noi, io, Paola, con tutta la mia orchestra, e ospiti d'onore ci saranno con noi anche Toscanelle. Ciao. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni,